riguarda appunto le modalità di accesso alle posizioni dirigenziali presso l'ente della Regione Emilia-Romagna. Faccio riferimento soprattutto a quel 15% adeguato al 10% di dirigenti assunti e nominati a tempo determinato per diciamo nomina diretta. Sono incarichi che dovevano durare 5 anni, sono stati prorogati di volta in volta, per cui oggi ci troviamo dirigenti che ricoprono questo incarico che doveva essere appunto a tempo determinato per 20 anni senza nemmeno aver partecipato ad un concorso. Questo nel peggiore dei casi. Nei migliori dei casi invece abbiamo dirigenti che non hanno superato diciamo nemmeno la preselezione al concorso o dirigenti che non hanno nemmeno superato il concorso da funzionario che oggi svolgono appunto un ruolo apicale. Tutto questo in barba alla normativa nazionale, cioè al decreto legislativo 165 del 2001. Una sostanziale situazione di illegalità e legittimità che ha portato 9 funzionari, a cui va il mio applauso, perché comunque non deve essere stato facile intentare una causa all'ente per il quale si lavora, e che sta portando la Regione ad affrontare una causa milionaria che poteva essere evitata se l'ente avesse deciso di attingere alle graduatorie del concorso, che sono ancora valide, del concorso del 2010, o avesse deciso a tempo debito di indire un concorso pubblico. Ad oggi sappiamo che il famoso articolo 18 della legge 43, che permetteva le nomine dirette, è stato modificato, è stato adeguato alla normativa nazionale con ampio ritardo, però sappiamo che è in corso una selezione pubblica. Noi ci siamo andati a vedere i criteri di questa selezione pubblica e diciamo che abbiamo diverse perplessità rispetto a quanto deciso, perché rispetto a questi criteri si è deciso di attribuire un punteggio francamente molto alto per chi ha già ricoperto la carica di dirigente. Infatti si attribuiscono 13 punti più 5 a chi ha già ricoperto questa carica. Di nuovo, creando di nuovo, cioè avvantaggiando sostanzialmente chi già ricopriva questa carica e chi è che risulterà idoneo, ovviamente coloro che si sono avvalsi del vecchio articolo 18 e sono stati nominati. Questo causando di nuovo una sorta di diciamo discriminazione nei confronti di quei dipendenti che hanno superato il concorso e sono risultati primi nel 2010. Quindi quello che chiediamo in questa interrogazione è sostanzialmente se l'orientamento di questa giunta è mantenere questi criteri nel futuro concorso pubblico che noi speriamo ci sia quanto prima. Grazie. Signora Piccinini, all'interno di questa interrogazione c'è un tema che è riconducibile a un aspetto che questa amministrazione qui sta già valutando da qualche mese, che è più complessivamente il tema della riorganizzazione e soprattutto dell'assetto della dirigenza, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Faccio presente solo un dato numerico, che è quello che dal 2010 ad oggi i dirigenti a tempo indeterminato, i dirigenti di servizio sia a tempo determinato che indeterminato, sono diminuiti da 164 a 138, ed in particolare è diminuito il numero dei dirigenti a tempo determinato, che sono passati all'interno di quei 164 da 25 a 17. Le previsioni di pensionamento indicano ulteriori cessazioni di circa 24 unità entro il 2018 all'interno ovviamente di una delibera di giunta che è già stata approvata. In questo contesto quindi di risorse professionali in diminuzione occorre garantire il funzionamento della macchina amministrativa per lo svolgimento delle attività stesse e strategiche dell'ente. E quindi intenzione di questa amministrazione avviare un piano di revisione dell'assetto organizzativo e delle posizioni dirigenziali che va coordinato con lo svolgimento in parallelo del processo di riordino territoriale attualmente in corso, che, come voi sapete e come abbiamo più volte annunciato, terminerà entro la fine del 2015. In tale ambito si utilizzeranno certamente tutti gli strumenti di reclutamento disponibili nella massima trasparenza e legittimità. L'approvazione della legge regionale 2 del 2015, che ha modificato le modalità di reclutamento dei dirigenti a tempo determinato, prevedendo quindi lo svolgimento di una procedura selettiva pubblica, costituisce un esempio di come questa amministrazione intende rivedere alcuni aspetti inerenti alla dirigenza, contemperando l'esigenza di cambiamento con la necessità di assicurare il buon funzionamento e la continuità amministrativa. In questo quadro occorre quindi avere riferimento a due vincoli di contesto, il primo che è l'attuale assetto organizzativo, il secondo invece il sistema dei vincoli di finanza pubblica. Per quanto riguarda il primo profilo si sta lavorando per la revisione dell'assetto organizzativo, in particolare delle strutture apicali dirigenziali, e occorrerà pertanto che l'acquisizione di nuove figure dirigenziali risulti coerente con le priorità dei nuovi assetti.
La brevità della durata, quindi dei nuovi incarichi che lei ha citato, tempo determinato di un anno, è coerente con la necessità di rivalutare le esigenze dell'ente una volta consolidato il nuovo assetto organizzativo. Con riferimento invece al tema dei vincoli finanziari, occorre considerare che l'acquisizione di dirigenti a tempo indeterminato mediante concorsi pubblici non è al momento praticabile. La Regione deve infatti utilizzare le risorse disponibili per il completamento del riordino territoriale e del trasferimento del personale delle province. Questa amministrazione sta lavorando infatti per concludere il processo di allocazione del personale entro il 2015, in modo tale da ritrovarsi nelle condizioni ottimali per procedere a nuove programmazioni a partire dal 2016. Infine, le graduatorie interne di funzionari risultati idonei per l'assunzione come dirigenti in seguito al concorso svoltosi nel 2010 sono state prorogate con l'articolo 46 della legge regionale 17/2014 fino al 31/12/2017 e costituiscono pertanto un'ulteriore modalità di reclutamento utilizzabile. Ciò dovrà però naturalmente avvenire nel rispetto dei vincoli richiamati alla stessa normativa che impongono il limite massimo del 50% del reclutamento di interni rispetto al totale dell'assunzione di ruolo. Sì, che ci sia una sostanziale situazione di legalità e di legittimità da rivedere, diciamo, non lo diciamo noi, lo dice anche la Corte dei Conti, che ha pubblicato il 15 ottobre il risultato di un monitoraggio negli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza degli enti pubblici, quindi anche della Regione. Il giudizio negativo è netto, gli atti esaminati hanno messo in luce comportamenti non in linea con le prescrizioni legislative. Inoltre, per quanto attiene le materie affine all'oggetto di questa interrogazione, cioè in materia di incarichi, di consulenze e collaborazioni, è emerso che il mancato esperimento delle prescritte procedure comparative, la carente motivazione in ordine alla indisponibilità di professionalità interne e il conferimento di incarichi che dissimulano rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, oppure è stato rilevato l'improprio ricorso alle proroghe in luogo dell'effettuazione di una nuova procedura. Quindi c'è un quadro di sconfortante diffusa illegalità. Per quanto riguarda invece la selezione pubblica, io non ho ricevuto risposta, nel senso che l'articolo 18 è stato usato come strumento molto utile per aggirare i concorsi e mi sembra che stiamo procedendo in linea, perché come dicevamo prima, chi potrà accedere a questa preselezione saranno esattamente le stesse persone che hanno già ricoperto questi incarichi e che si sono avvalse del vecchio articolo 18, quindi sono state nominate, alcune delle quali, come dicevamo, non hanno nemmeno partecipato a un concorso o nemmeno superato le preselezioni. Detto questo, capisco l'esigenza della legge di riordino e della ricollocazione del personale delle province, però quantomeno ci aspetteremo un impegno preciso della Regione a fronte di questa revisione degli incarichi, che si prenda l'impegno, come sarebbe duopo da parte di una pubblica amministrazione, bandire un concorso pubblico.